Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Studio One Prime. Come sappiamo, Presonus mette a disposizione una versione completamente gratuita di Studio One che ci permette di registrare, mixare, esportare i nostri lavori anche con qualità professionale. L'importante è conoscere l'applicazione, conoscere i plugin, imparare ad utilizzarli e portare a termine il nostro lavoro di pre-produzione o di produzione. Ho creato un corso apposito per Studio One Prime, dove attraverso esercizi e lezioni potremo imparare ad utilizzare tutte le funzioni e padroneggiare l'applicativo. Lo trovate sul sito www.proaudiolearning.com. Ma come ottenere Studio One Prime? Bisognerà necessariamente andare sul sito presonus.com e creare un account. Andiamo sull'opzione Login to my Presonus account e clicchiamo su Crea account. In questa pagina inseriremo il nostro nome, cognome, stato, in questo caso l'Italia, la nostra email, una password che sceglieremo, dovremo riconfermare la password, cliccare sul pulsante I'm not a robot e buffare poi i consensi per l'utilizzo dell'applicazione, delle regole, dei termini di licenza. Facciamo save e riceveremo ora un'email di conferma da parte di Presonus con un link su cui cliccare. Successivamente andremo direttamente nella finestra di login, inseriamo poi il nostro email e la password che abbiamo scelto, facendo poi login. Verremo catapultati nel nostro account. Saremo ora in grado di andare all'interno dello store di Presonus, Shop, Software, Studio One e acquistare gratuitamente la versione Prime. Quindi faremo aggiungi al carrello, procediamo con il checkout, come vediamo il costo è zero e verrà automaticamente inviata ovviamente un'email di conferma dell'acquisto di Studio One Prime. Verremo ringraziati per l'acquisto e cliccando all'interno troveremo il nostro Studio One Prime registrato sotto il nostro account. Dovremo ora installarlo, quindi facciamo download installer per Mac se abbiamo Mac oppure per Windows se possediamo Windows, in questo caso Mac. Sotto avremo il bundle downloads, alcuni dei sound set, quindi dei loop e dei suoni, dei sintetizzatori che possiamo utilizzare gratuitamente con Studio One Prime. Potremo o scaricarli direttamente ed installarli oppure farli installare a Studio One Prime una volta lanciato. Sotto ancora troviamo le release notes, dove vengono appunto elencati tutti i cambiamenti avvenuti nei vari update di Studio One. Demo e tutorials, troveremo dei demo da scaricare e il manuale in inglese. Abbiamo a disposizione 5 attivazioni di licenza, quindi possiamo installare Studio One Prime su 5 computer diversi. Potremo poi successivamente gestire queste 5 licenze disattivandole dal computer che non ci interessa oppure perché magari abbiamo cambiato dei componenti del computer e dovremo riautorizzare Studio One. Una volta scaricato, lanciamo l'immagine disco e trasciniamola all'interno delle nostre applicazioni. Siamo ora pronti per lanciare Studio One. Clicchiamo sull'icona e una volta lanciato Studio One e autorizzato ci verrà chiesto di attivare la versione Run Studio One Prime. Ovviamente le feature sono limitate in questa versione, ma possiamo, come vi ho già detto e mostrato anche in altri tutorial, registrare, mixare ed esportare i nostri lavori con Studio One Prime. Attiviamolo in questo modo, Activate Studio One Prime. Il nostro Studio One è ora attivo. Leggeremo infatti qua in alto la scritta Prime. Possiamo già da questa finestra, come vediamo, configurare il nostro artist profile aggiungendo una foto del nostro studio o di noi stessi, il nome dell'autore, di chi comporrà poi le nostre songs, il genere e il sito eventualmente. Questi sono tags che verranno poi inseriti nei file MP3 una volta esportati. Sotto scegliamo la scheda audio, in questo caso sto utilizzando la Fireface UFX, la frequenza di campionamento e i samples destinati alla latenza. Vedremo poi come gestirli.
Possiamo da questa finestra creare una nuova song oppure aprirla per chi ne ha una già salvata. Troveremo poi qui nel Recent Files o File Recenti tutti quelli che abbiamo utilizzato e nei Song, Song Recenti. Sotto troviamo la configurazione dell'audio device e dell'external device che fa riferimento agli strumenti esterni di controllers o tastiere MIDI. Qui a destra abbiamo il News Feed dove possiamo vedere le novità che Presonus ci propone ogni settimana, compresi i corsi e lezioni gratuite, e nella sezione Demo e Tutorial scaricare i demo e tutorial creati da altri artisti per Studio One. Come vediamo poi dovremo scegliere la versione creata per Prime, non per Artist o per la versione Pro. Andiamo a recuperare i loop e i suoni mancanti che non abbiamo ancora installato dalla finestra di Studio One Installation. In questa finestra possiamo scegliere di cliccare su Loop, Instruments, Documentazione, Demo e Tutorial e cliccando sul pulsante Install, Studio One automaticamente scaricherà ed installerà le parti mancanti che abbiamo già visto nel nostro account di Presonus. Nel mio caso l'ho già installate, quindi una volta aperte troveremo i loop o gli strumenti con l'opzione installed o installati. La prima cosa da fare è quella di configurare la nostra scheda audio. Nel mio caso ho a disposizione una Fireface UFX e una Quantum 2626. Vedremo le due configurazioni in video separati. Nel caso in cui abbiamo acquisito una qualunque altra scheda, la sceglieremo qui nel pannello e la selezioneremo. Ovviamente con Studio One possiamo usare una scheda in ingresso e anche una scheda in uscita in maniera separata. Questo però comporta poi un diverso tipo di problemi che potremmo analizzare più a fondo in un video dedicato all'utilizzo di più schede audio. Nel nostro caso utilizziamo la stessa scheda audio. Qui sotto troveremo il device block size, ossia la parte di samples che vengono dedicati alla gestione della latenza normalmente in ingresso. Più è basso il nostro device block size, più è veloce e meno latenza riscontreremo all'interno della nostra DAW, ma soprattutto nella gestione della scheda audio. In questo caso la mia scheda audio è una scheda audio Thunderbolt, quindi la latenza generata è di un solo millisecondo in ingresso e un solo millisecondo in uscita. Normalmente con le schede USB si può arrivare ad un massimo di 3 millisecondi in ingresso e 3 millisecondi in uscita. È come è configurato il bus che viene utilizzato per questo tipo di interfacce. Normalmente utilizzo 128 samples per rimanere sui 3 millisecondi, ma questa è una opzione che non ci verrà poi difficile gestire anche in fase di recording, come vedremo, perché nella sezione processing Studio One è in grado di avere un secondo buffer molto più alto, come vediamo, e che è in grado di abbattere completamente la latenza in monitoring, ossia mentre stiamo registrando, e quindi ci evita di ascoltare quel fastidioso ritardo che accade con tutte le altre DAW e che rende Studio One una delle DAW più potenti sul mercato. Per il momento manteniamo 128 samples a 44 kHz e un processing con protezione di dropout massima e un block size rimane fisso a 2048. Ovviamente più è potente il nostro computer, più sarà semplice abbassare questo rapporto, perché questo tipo di processing è quello che affatica maggiormente il processore. Quindi chi possiede un processore meno potente come un i5 o un vecchio Xeon troverà difficoltà rispetto a chi ha un nuovissimo i7 o i9 di Intel o addirittura i nuovissimi processori di AMD. Nella sezione External Device possiamo aggiungere automaticamente delle tastiere MIDI. In questo caso, come vediamo, ho già aggiunto diversi componenti MIDI esterni che fanno riferimento a una QWERTY keyboard, quindi una tastiera in grado di lavorare con i tasti del computer, quindi per poterci permettere di suonare anche se non possediamo una tastiera esterna. Per configurarla sarà semplice, dovremo aggiungerla e vedremo come. L'Atom, il Fatherport e il Complete Control di Native Instruments vengono automaticamente riconosciuti da Studio One e non dobbiamo installare nulla. Quindi una volta collegati al nostro computer, Studio One li rileva, li aggancia immediatamente. Stesso discorso per il Fatherport MIDI Mode. Mentre il TG55, che è un vecchio sintetizzatore esterno, l'ho configurato direttamente dal pannello qui sotto, Add Device o Aggiungi Device. In questo pannello possiamo scegliere che cosa aggiungere come device esterno.
Prendiamo ad esempio il QWERTY Keyboards che abbiamo visto, lo troviamo qui nella cartella Presonus, QWERTY Keyboard, lo selezioniamo e facciamo OK. In questo modo viene, come vediamo, aggiunto alla nostra catena. Ne ho due, lo possiamo togliere. Aggiungiamo ad esempio una tastiera esterna che potrebbe essere una di quelle collegate, di quelle contenute qui nelle cartelle, oppure una non presente, come ad esempio delle vecchie Roland o eccetera eccetera. In questo caso possiamo scegliere di aggiungere New Keyboard, scriveremo noi il modello, il nome del device e sotto scegliamo di utilizzare tutti i canali MIDI e qui sotto nel Receive From e Send To troveremo la nostra interfaccia MIDI. Se nel caso io avessi collegato una tastiera alla mia Fireface UFX sceglierei porta 1 della Fireface UFX, o in altri casi ho agganciato al mio computer una Motu MIDI Express 128 e ho 8 porte a disposizione dove aggiungere sintetizzatori. Oppure il Model D, come vediamo quello di Behringer, che viene automaticamente riconosciuto dal sistema come in-out MIDI. Quindi scegliamo la nostra tastiera e facciamo OK, verrà poi aggiunta. Una volta, se la tastiera non è rilevata dal sistema, verrà segnalata come non connessa. Nel momento in cui la accenderemo verrà automaticamente connessa. Configurate le nostre tastiere, clicchiamo OK. Le altre opzioni fanno riferimento a Location, dove troviamo appunto dove Studio One salverà le nostre song. Il mio consiglio è quello di scegliere una cartella o direttamente sulla scrivania per avere sempre a disposizione le song di Studio One salvate in un luogo accessibile immediatamente. Possiamo abilitare l'autosave della song, quindi permettere alla song di salvarsi automaticamente ogni 5 minuti e chiedere, nel caso in cui importassimo all'interno della song dei loops, di salvarli con la song internamente, quindi evitare poi di perderli. I tipi di file compatibili con Studio One Prime, come vediamo, sono qui nell'elenco e sono tantissimi. Il soundset fa riferimento alla cartella che contiene i soundset che abbiamo prima scaricato attraverso l'opzione Studio One Installation. Sotto Instruments Library possiamo scegliere di caricare ed utilizzare i sound font, che sono un vecchio formato di sample library. Ne troviamo a decine e decine di gigabyte su internet gratuiti, con dei suoni splendidi e che possiamo utilizzare gratuitamente all'interno di Studio One Prime. Le lezioni riguardanti l'utilizzo di questi samples le troviamo sempre nel mio corso. Sotto la sezione Advanced possiamo scegliere di configurare Studio One Prime nelle fasi di editing, il tipo di automazione da utilizzare, il pre-record audio input per poter avere, una volta armata la traccia, alcuni secondi di registrazione prima di premere REC. Questo è comodo se noi per esempio stiamo suonando e dimentichiamo di aver premuto REC. Il MIDI e la trasmissione del MIDI. Sotto console troviamo le opzioni riguardanti il mixer, le vedremo dopo, e service. In questo caso veniamo avvertiti di non toccare questa sezione se non sappiamo esattamente a cosa stiamo andando incontro. Infatti in questa sezione possiamo spegnere alcune parti del sistema operativo che vengono sfruttate da Studio One. Sotto generali troviamo il linguaggio, in questo caso in inglese, ma possiamo mettere Studio One in italiano. L'opzione di fargli fare qualcosa al momento dell'avvio, quindi per esempio caricare una determinata song o non fare nulla come in questo caso, o creare una song vuota. Sotto appearance troviamo l'opzione per poter colorare il nostro Studio One, e questo è molto comodo per chi viene o proviene da altre DAW e quindi si trova un po' spaesato con l'interfaccia. Possiamo scegliere il colore dell'interfaccia di Studio One. Possiamo quindi modificare non soltanto l'aspetto dell'applicazione in sé, ma anche le parti all'interno del nostro arrangiamento rispetto al background dell'applicazione. Scegliere di utilizzare anche la colorazione dei plugin in modalità dark, light o colored, e attraverso Load Preset scegliere di caricare alcuni dei preset pronti oppure quelli che ho già salvato per la mia applicazione. In questo caso possiamo colorare Studio One come se ci trovassimo all'interno della nostra DAW di arrivo, come ad esempio Pro Tools o Cubase eccetera eccetera. Troviamo appunto altri tipi di, come vediamo, colorazioni e ambientazioni anche da utilizzare e switchare in base al tipo di monitor che usiamo per rendere l'applicativo più o meno luminoso. Nel mio caso ho creato la mia interfaccia un po' più scura con l'arrangiamento più chiaro all'interno. Vedremo adesso quando caricherò la song. Keyboard Shortcut ci mette in condizioni di favore rispetto a chi proviene da altre DAW. Nel mio caso, provenendo da Cubase,
ho scelto di utilizzare i tasti di Cubase. In questo modo sotto le dita trovo tutte le opzioni di Studio One molto rapidamente. Chi viene da Pro Tools caricherà i tasti di Pro Tools come chi viene da Logic o da Cakewalk. In alternativa possiamo usare la mappatura standard di Studio One. Touch Input e Network fanno riferimento invece alle piattaforme di Touch Monitor per chi possiede appunto questo tipo di monitor. Facciamo Apply, ok. E una volta configurata quindi la scheda audio e le device esterne MIDI, possiamo pronti per creare la nostra prima song. Creiamo quindi la nostra prima song. Abbiamo a disposizione già un preset creato da Presonus per chi registra voce e chitarra, ad esempio acustica, quindi utilizza due microfoni, oppure una song vuota. Nella sezione User possiamo salvare i nostri preset di song, quindi delle song preimpostate, pronte per essere caricate velocemente senza che ogni volta siamo costretti ad configurare la nostra song. Facciamo una song nuova, la chiameremo appunto Song Test. Scegliamo una frequenza di campionamento che può variare da 44 kHz fino a 192 kHz. Questo in base alla potenza e alla qualità della nostra scheda audio. Normalmente 44 kHz sono più che sufficienti. Scegliamo 24 bit come risoluzione per avere una risoluzione in ingresso maggiore rispetto a 16 bit. La suddivisione della nostra timeline in bars, o quindi in misure, rispetto magari a samples o secondi o frames per chi lavora con il video. La lunghezza della song viene fissata in 5 minuti, ma questo è poi riconfigurabile una volta che stiamo registrando, come anche il BPM di partenza. In questo caso viene di default segnato 95, ma possiamo scegliere di mettere 120. Il time signature fa riferimento quindi alla suddivisione del tempo, in questo caso 4 quarti, ma possiamo impostare la song anche con altri tipi di suddivisioni, ad esempio 3 quarti, 6 ottavi, eccetera, eccetera. L'opzione Stretch Audio Files to Song Tempo è molto utile perché ci permette, una volta importati i loop, di farli andare esattamente alla stessa velocità che è impostata nel metronomo, nonostante i loop possano essere registrati ad altre velocità, come ad esempio 100 o 90 o 140, eccetera, eccetera, verranno automaticamente strecciate e posizionate su questa velocità di metronomo. Utilissimo per chi compone con i loops. Facciamo ok e abbiamo a disposizione, come vediamo, alcune parti dell'interfaccia basic di Studio One. Questa interfaccia poi sarà la stessa che troveremo nella versione Artist e nella versione Pro. La finestra principale che vediamo qui al centro viene chiamata Arranger ed è infatti più chiara perché l'ho impostata nelle preferenze Appearance, come vi ho mostrato prima, Luminance Arrangement. E quindi normalmente è più scura, ma io preferisco questo tipo di approccio visivo. La sezione di destra viene chiamata Browse, come vediamo in questo caso, e può essere spenta o accesa, mentre la sezione sinistra, che vediamo qui al lato e che ora non è attiva, si chiama Inspector e possiamo accenderla o spegnerla. In alto troviamo tutti i tools che ci servono per lavorare, ossia il pulsante di selezione, il Range Tool appunto, lo Split Tool che ci servirà quindi come taglierino per tagliare le tracce, il Erase per cancellarle, quindi la nostra gomma per cancellare i pezzetti di loop che non ci servono, la Pencil Tool, questa sarà utilissima nel disegno e nella creazione delle automazioni all'interno delle nostre tracce, il Mute Tool per mutare le tracce o i samples che non vogliamo ascoltare e l'Audition Tool che ci permette di ascoltare il singolo sample o la singola traccia senza dover andare in play. A destra troviamo ancora l'Info View, in questo modo attivandolo ogni cosa che toccheremo ci verrà spiegato a cosa serve ed è utile per chi inizia, perché magari vuole scoprire tutte le feature di Studio One e automaticamente ci viene spiegato che cosa fa. Proseguendo abbiamo il Quantize, quindi la finestra di quantizzazione che ci tornerà utilissima durante le fasi di stretch delle tracce o la messa a tempo di ciò che suoniamo, sia audio sia MIDI. L'input Quantize ci permetterà, vedremo poi durante la registrazione MIDI, di registrare direttamente a tempo anche se noi sbagliamo. Il Quantize poi fa riferimento ad una finestra in particolare che è questa qui al lato e che è suddivisa nelle sottosuddivisioni della misura, quindi una misura, mezza misura, un quarto, un ottavo, sedicesimo fino al 64esimo con i relativi swing.
il time base che abbiamo scelto all'inizio della song rimane su bars, e lo snap, vedremo dopo, ci serve per appunto tagliare velocemente rimanendo agganciati alla griglia. Abbiamo poi le opzioni di toggle dello snap toggle, il ripple edit e l'auto scroll, che fanno riferimento al nostro puntatore che si muove. Arrivando poi a destra nella finestra di browse, abbiamo a disposizione gli instruments, gli effetti, i loop, i files del nostro hard disk, il cloud, vedremo poi come agganciarci, lo shop di Presonus per acquistare eventualmente degli add-ons, e il pool, che è la finestra o cartella che conterrà tutti i file che noi registreremo relativi alla song. Nella finestra instruments abbiamo a disposizione, grazie a Presonus, Presence, che è il campionatore interno di Presonus. Questo ci permetterà di utilizzare tantissimi strumenti, come ad esempio tastiere, bassi, batterie, chitarre, archi, sintetizzatori, brass, eccetera eccetera, tantissime opzioni espandibili, come vi dicevo, anche grazie all'utilizzo dei sound phones. Per cui con Presence possiamo creare delle batterie, dei bassi, delle chitarre per i nostri arrangiamenti, senza dover, sempre in maniera completamente gratuita. Sotto effetti troviamo la catena di effetti utilizzabili all'interno di Studio One Prime. Nella versione 5 sono stati tutti aggiornati con le nuove release e quindi migliorati anche nel sound, che poi troveremo all'interno del plugin stesso. Questi sono i plugin interni di Studio One Prime 5. Non possiamo con Studio One Prime utilizzare plugin di terze parti, ma quelli già contenuti all'interno sono più che sufficienti per fare una produzione. Sotto Loops troviamo tutti i loop che abbiamo prima scaricato e che sono disponibili per poter iniziare alla programmazione del nostro arrangiamento. Files, come vi dicevo, ci permette di navigare all'interno del nostro hard disk per caricare magari dei loop esterni. Il cloud fa riferimento invece alle opzioni di clouding di Presonus. Anche se non possediamo l'opzione Sphere, in questo caso possiamo collegarci attraverso il nostro account ad un cloud di Presonus che si chiama Presonus Exchange. In questa sezione troviamo tantissimi altri loop e tantissime altre opzioni riguardanti le estensioni, le catene effetti, i groove, eccetera eccetera, gratuiti, messi a disposizione da altri utenti, che possiamo sempre utilizzare all'interno di Studio One Prime. Sotto Shop possiamo acquistare estensioni oppure sezioni free, come vediamo, in questo caso avere a disposizione altri loop, dei plugin e dei virtual instruments content gratuiti. Iniziamo il nostro arrangiamento aggiungendo una traccia audio. Prima di assegnare le tracce al nostro arrangiamento, andiamo nella sezione IO Setup che troviamo qui al lato, cliccando su Mix, e apriamo la configurazione audio della nostra scheda. Nella versione Prime di Studio One possiamo utilizzare soltanto due ingressi, in questo caso ingressi analogici, per cui dovrò creare un bus aggiungendo bus mono. Ne faremo due e li indirizzeremo agli ingressi analogici 1 e 2. Facciamo applica. Se volessimo utilizzare invece gli ingressi 1 e 2 come ingressi stereo, dovremmo aggiungere un bus stereo e posizionarlo sempre sotto 1 e 2. In questo modo lo chiameremo appunto input 1, input 2 e input 1 più 2. Andiamo a configurare gli output. Sempre in questo caso possiamo utilizzare gli output 1 e 2 della nostra scheda audio, oppure nel mio caso gli output a ESEBU, quindi gli out digitali della mia scheda audio. Ovviamente l'uscita main, che noi vediamo qui sotto al master, ora sarà assegnata, come vediamo, ad a ESEBU. Nel caso in cui fosse assegnata l'uscita 1 e 2, troveremo analog 1 e 2. Proviamo ora la stessa configurazione utilizzando una scheda Presonus Quantum. Sempre dalla finestra principale Start selezioniamo la nostra scheda audio, in questo caso la Quantum 2, sia in ingresso sia in uscita. Ok, torniamo sulla nostra song di creazione e nella IO Setup configuriamo la nostra scheda. Aggiungiamo i soliti due ingressi monofonici ed un ingresso stereo, sempre riferiti all'ingresso 1 e 2. Facciamo applica, ecco qui che vediamo già il mio microfono sull'ingresso 1 della scheda. Andiamo su uscite e selezioniamo sempre uscite main out 1 e 2. Facciamo ok. Ecco che cliccando sul pulsante inputs del mixer possiamo vedere gli ingressi
monofonico e ingresso stereofonico left. Ora creiamo una traccia audio per far entrare la nostra voce all'interno del sequencer, all'interno di Studio One Prime. Clicchiamo su più o aggiungi traccia dal menu in alto. Chiameremo Vox, audio, una sola traccia, colore, scegliamo un colore diverso, prendiamo ad esempio il rosso, ingresso mono, input 1, facciamo ok e in questo momento abbiamo creato la nostra prima traccia audio, la vediamo sia all'interno del mixer sia all'interno dell'arrangement. Cliccando sul pulsante monitor avremo la voce in ingresso con un po' di ritardo. Questo può essere abbattuto dal sistema Low Latency Monitor di Studio One. Clicchiamo sulla Z come in basso, ecco che la latenza viene completamente abbattuta ed ora la voce del monitor arriva in cuffia senza avvertire alcun tipo di ritardo. Siamo ora pronti, come vediamo anche il canale assume un disegno con la Z qui in basso, possiamo ora introdurre ad esempio i plugin che ci permettono di modificare la voce in registrazione, se stessimo registrando appunto la voce. Prendiamo ad esempio il nostro channel strip, dove possiamo utilizzare ad esempio il compressore per comprimere la voce in ingresso ed evitare che vada in distorsione. Possiamo scegliere un attacco veloce, medio o lento, per evitare che sia troppo violento come compressione, e utilizzare l'equalizzatore per aumentare alcune frequenze come ad esempio i bassi e quindi creare, come in questo caso, una voce più profonda, oppure schiarirla verso l'alto utilizzando sempre le frequenze alte dell'equalizzatore. Se sentiamo ad esempio la voce un po' inscatolata, potremmo cercare la frequenza che rende la voce scatolosa e abbassarla poi all'interno dell'EQ. Il Channel Strip è il primo plugin che viene utilizzato all'interno di Studio One Prime, perché contiene appunto un piccolo equalizzatore che possiamo utilizzare anche per tagliare i bassi, come vediamo, una sezione di compressione e le tre bande dell'equalizzatore separate, che sono divise appunto in bassi, in frequenze basse, medio e alte. Qui scegliamo la punta della frequenza, in questo caso 135, 769 e 7 kHz, possiamo poi spostarla come vediamo o così o a mano, e poi scegliere se dare più o meno gain a quella frequenza. Abbiamo poi un auto gain che ci permette di recuperare il volume che stiamo perdendo, perché utilizziamo appunto un compressore. Per le spiegazioni sul compressore vi rimando sempre sul mio canale, dove ci sono lezioni dedicate a questo effetto. Possiamo ora aggiungere ad esempio un canale effetti, come ad esempio un canale per il riverbero o il delay. Clicchiamo con il pulsante destro del mouse e facciamo aggiungi canale effetto o add FX channel. Siamo ora in grado di inserire in questo canale ad esempio un riverbero. Studio One Prime ci mette a disposizione il mix verb. Per mandarlo nel canale della voce utilizzeremo la connessione sends o mandata. Selezioniamo effetto 1 ed ecco che la voce viene riverberata, per poter ottenere un po' di riverbero all'interno della nostra voce. Stesso discorso per quanto riguarda tutti gli altri effetti. Possiamo utilizzarli sia in mandata aprendo un canale effetto oppure direttamente nell'insert del canale. Questa non è una sezione distruttiva, nel senso che possiamo registrare la traccia, togliamo il riverbero, possiamo registrare la traccia e non aver la traccia influenzata dall'effetto, quindi la traccia che registreremo sul sequencer sarà cosiddetta dry, quindi senza effetto. Potremo poi cambiare i parametri successivamente alla registrazione. Qualora avessimo necessità invece di registrare un segnale con l'effetto già inserito, dovremo inserirlo negli insert dell'input, quindi inserire ad esempio la channel strip direttamente qui nell'insert, e quando registreremo questo effetto verrà registrato insieme alla traccia audio, quindi viene considerato distruttivo, quindi non potremo più tornare indietro per fare delle modifiche. Importante ricordarci questo dettaglio. Per chi invece entra con la chitarra elettrica, potremmo utilizzare invece Ampire. Come vediamo, adesso sto distorcendo completamente la voce. Posso scegliere tra amplificatori diversi, casse diverse, come anche sulle chitarre o il basso. Anche questo è a disposizione gratuitamente all'interno di Studio One Prime. Proviamo ora a comporre qualcosa utilizzando i loop. Se non troviamo i loop o gli strumenti qui in questa finestra, controlliamo dentro Studio One installazione che siano stati scaricati ed installati. In questo caso non lo sono e quindi non appaiono nella finestra Browse. Per cui selezioniamoli e installiamo le librerie a disposizione di Studio One Prime. Verremo portati nella finestra di download e quindi sarà pronto il download dei files che verranno poi installati. Aspettiamo con pazienza che venga tutto scaricato e ritorniamo poi nella finestra browse. Terminato il download, li troviamo immediatamente qui nella cartella loops, tutti i loops che vengono messi a disposizione e potremo utilizzarli immediatamente.
Proviamo a comporre qualcosa di elettronico. Andiamo quindi nella sezione Electronic, cerchiamo Drums, Loop. Abbiamo a disposizione diversi loop, quindi in questo caso, andando in Play, potremo ascoltare i loop messi a disposizione da Studio One. I loop che stiamo ascoltando sono ad un diverso BPM rispetto a quello della song, in questo caso è 127, ma vengono automaticamente strecciati per poterli ascoltare alla velocità che noi occorre. Possiamo ad esempio scendere ancora e abbassare il metronomo a 120, il nostro loop rallenterà. Queste sono le parti del loop, all'interno le troviamo separate, solo hi-hat, casse rullante, solo hi-hat, versione full. Selezioniamoli tutti e tre e spostiamoli nella finestra di arrangement. Verranno automaticamente aggiunti e potremo iniziare a creare un nostro primo loop. Selezioniamolo, mettiamolo in loop, andiamo in play. Cerchiamo ora qualche basso che possa andare d'accordo con il nostro loop. Andiamo sotto bass. In questo caso il music loop è diverso dall'audio loop e contiene una parte MIDI. Verrà automaticamente aggiunto come sezione MIDI e verrà creato nel nostro mixer una istanza di presence che contiene il suono adatto al nostro scopo. Andiamo ad analizzare la traccia MIDI cliccando all'interno e apriamo il nostro MIDI editor. Possiamo in qualunque momento modificare anche le note. Prenderla e copiarla trascinandola tenendo premuto Alt. Ovviamente ogni traccia audio può essere anche tagliata, quindi vediamo, utilizziamo il taglierino per modificare alcune parti. Togliamo il ribattuto della cassa per creare un nuovo loop. Mute. Vediamo cosa possiamo utilizzare. Usiamo questo Talking Bass. Viene automaticamente aggiunto un altro presence, un altro canale nel mixer. Possiamo in questo caso utilizzare il Channel Strip. O se abbiamo installato il Fat Channel, ad esempio, tagliamo le alte e distorciamolo con il nostro Red Light Distortion. Creiamo anche un'automazione di distorsione. Per fare questo clicchiamo sull'evento, in questo caso il drive. In alto verrà la manina, trascinandolo sulla traccia creeremo la traccia di automazione del drive. Vediamo come funziona. Mandiamolo in distorsione totale, quindi creeremo dei punti di aggancio e poi distorsione massima. Cerchiamo dei synth da associare. Abbiamo qui a disposizione le tonalità, quindi La minore, Sol minore, il nostro loop è in La, quindi cerchiamo qualcosa che si avvicini al meglio a questa possibilità.
Avviciniamolo. Abbiamo già una sezione molto complessa. Siamo pronti per, ad esempio, ora iniziare a comporre la nostra produzione. Abbiamo a disposizione dei temi, dei loop musicali. Cominciamo con il mutare le song e lasciamo la parte ritmica. Togliamo il loop, proviamo a comporre duplicandola, Command D. Prendiamo da questo loop soltanto i rullanti più riverberati. Sentiamo nell'insieme. Questo è un piccolo esempio di come comporre attraverso l'utilizzo di loop. Abbiamo a disposizione poi la nostra traccia audio dove poter registrare la voce in ingresso. Come vediamo è semplicissimo programmare Studio One Prime e abbiamo a disposizione tantissimi effetti che ci permettono di lavorare bene su tantissime tracce anche compositive, non soltanto nel mix o nell'esportazione. Tantissime altre lezioni su Studio One Prime sono presenti sul mio sito www.proaudiolearning.com, da cui potrete non solo accedere alle lezioni ma anche ai file da scaricare per potersi esercitare sopra. Una volta terminato sarà sufficiente andare su Song e fare Export Mixdown. In questa finestra siamo pronti per esportare il nostro brano in formato WAV, AIFF, FLAC, OGG, CAF, M4A e MP3. Scegliere poi, una volta selezionato il formato, le frequenze di campionamento e i bit di compressione. Possiamo appunto esportare fino a 32 bit in floating point e fino a 192 kHz il nostro file. Le altre opzioni fanno riferimento al between loop, cioè esportiamo la song che si trova nell'arco che vediamo qui in alto del loop, eventualmente scrivere la tempo map all'interno del file esportato, esportarlo offline oppure esportarlo in maniera real time, cioè mentre lo ascoltiamo.
Una volta finito l'esportazione possiamo scegliere di rimportare il mix direttamente all'interno della song qualora ci tornasse utile per qualche motivo. Clicchiamo OK ed il file verrà velocemente processato e reimportato all'interno della song. Andate sul sito di Presonus e scaricatelo gratis. Spero di avervi incuriosito. Soprattutto chi inizia nel mondo dell'hard disk recording ha ora a disposizione una versione di Studio One completamente gratuita e pronta per essere utilizzata nelle proprie produzioni. Come avete visto è molto semplice da utilizzare, rapido, veloce, e se apprezzate poi la potenza e la configurabilità di Studio One Prime, vi suggerisco un passaggio a un livello superiore che potrebbe essere Studio One Artist, ad esempio, che trovate in bundle in tutte le schede audio Presonus, o addirittura Studio One Pro, che vi mette a disposizione tantissimi altri plugin e tool fino alla fase di mastering, come già vi ho dimostrato e mostrato all'interno dei seminari online che trovate sempre su questo canale. Per il momento è tutto, buon divertimento con Studio One Prime, non dimenticate di cliccare subscribe sotto e accendere la campanella. Ciao, a presto! Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!